Ciao da Simone Pacchiale e benvenuto o benvenuta a questo secondo numero del podcast Il Codice del Talento. Nella puntata di oggi porterò l'attenzione su una delle cose che è sotto gli occhi di tutte le persone che partecipano a corsi di formazione, a programmi di miglioramento personale, di sviluppo personale, a persone che vogliono migliorare quello che fanno, i risultati che ottengono, le proprie performance, attraverso un programma di apprendimento. Una delle cose che sono sotto gli occhi di tutti, ma che non vengono quasi mai osservate, è come qualsiasi corso di miglioramento personale o di anche in azienda, quando devono insegnarti qualcosa o vogliono o vuoi per migliorare le tue abilità imparare qualcosa di nuovo, che qualsiasi corso porta l'attenzione a farti diventare chi non sei, quello che non sei. Se non hai un talento naturale per la matematica o per i numeri, no? per la parte contabile, sei forzato in qualche modo a passare del tempo in quell'area lì, su quegli argomenti lì, per laurearti o per prendere un diploma in quell'attività lì. Se non sei uno in grado di stabilire relazioni empatiche con le persone, di comunicare bene, vieni mandato a seguire un corso progettato per infonderti, per installarti questa capacità empatica di entrare in relazione con gli altri e di renderla disponibile nella tua personalità. Praticamente da quando nasci, da quando inizi ad andare all'asilo o poco più avanti, all'elementare diciamo, fino a quando entri ed esci, no? dell'open space, del tuo ufficio, siamo progettati, tutto il percorso di apprendimento è progettato per farti portare l'attenzione più sulle tue debolezze da colmare che sui tuoi punti di forza, che sui tuoi talenti. Non è una scelta scontata. No, pensa un po' a tutte le storie, tutti i film che conosci, proprio la storia tipica come rappresentata nei romanzi, nei film, in qualsiasi mezzo di veicolazione di un racconto, di un'impresa, no? C'è sempre il film con il tipo che si fa un culo così, si affatica, combatte per anni, si allena per anni per compensare una mancanza di talento naturale. Ci sono un sacco di film, no? Il ragazzino incapace nelle arti marziali che all'inizio è incapace, dopo anni di allenamenti vince l'incontro mondiale di arti marziali o di pugilato. Cantante stonato che, se si impegna abbastanza a lungo attraverso un metodo innovativo e con la forza, ci mette tutta la volontà che ha, arriva a vincere, a incidere i dischi. Basta che ci mette la forza di volontà, il cuore e il coraggio. Ci sono migliaia, forse milioni di storie, di film che insistono su questa, su questo tipo di storie, no? Anche se non hai talento, inizialmente basta che ci metti il cuore, ci metti il coraggio, ti impegni e puoi farcela anche tu. Tutti, basta che lo vogliono, possono arrivare a fare qualsiasi cosa. No? La massima di fondo, l'insegnamento di fondo è: puoi fare qualsiasi cosa tu voglia se ci provi abbastanza a lungo e ci metti abbastanza impegno. Ci sono tantissime persone che la pensano in questo modo e che abbracciano questa idea, no? Probabilmente anche tu nella tua vita a un certo punto hai dovuto impegnarti in qualcosa, come tutti,
magari a scuola, all'università, una volta che avevi scelto la facoltà. È come se ci fosse una, come dire, un incoraggiamento del sistema a percorrere il percorso di maggior resistenza, non il percorso di minor resistenza, che sarebbe anche abbastanza intelligente, ma il percorso di maggior resistenza. Tutti più o meno, no, si sono impegnati in qualcosa abbastanza a lungo, per 3-4 ore al giorno, almeno in un periodo della propria vita, per diventare bravi in qualcosa. Io mi ricordo quando ero un ragazzino, c'era e suonavo la chitarra, suonavo uno strumento, devo dire, mi veniva abbastanza facile. Avevo visto mio zio, fratello di mia mamma, che suonava la chitarra, e per imitazione, quando lui non c'era, strimpellavo, fino a che lui si accorse di questa cosa, mi insegnò degli accordi, io lì iniziai a suonare. Poi, visto che ero bravino, mi iscrissero a scuola di musica, imparai a leggere, eccetera, eccetera. E da grande ho continuato questa cosa, ho messo su un gruppo, ho suonato jazz, ho studiato, da musica, anche se non sono mai stato un professionista, se no per un brevissimo periodo della mia vita, in cui mi pagavo le tasse universitarie, i libri dell'università, suonando nei locali a 20 anni. Per il resto non sono mai stato un professionista della musica. C'era una mia vicina di casa, anzi la ragazzina, che quando avevo 8-9 anni viveva al piano sotto di me, che suonava il pianoforte. E credimi, era la persona che per 4 anni, per tutti gli anni, dai 9 fino ai 13 anni che sono rimasto in quella casa, l'avrò sentita suonare gli stessi esercizi al pianoforte per questi 4 anni. Avrò fatto un progresso di 3-4 esercizi sul libro degli esercizi, degli studi preliminari del piano, ma per 4 anni fondamentalmente suonava le stesse note, le stesse scale, ripeteva gli stessi esercizi. Non poteva definirsi, anche con l'orecchio di un bambino non proprio esperto, un talento. Eppure si allenava, si esercitava almeno un paio d'ore al giorno su questi esercizi, tutti i giorni, con sacrificio anche nostro che stavamo al piano di sopra, con un impegno e una dedizione, devo dire, ammirabili. Assolutamente tutti i giorni, compreso la domenica, non perdeva mai occasione di esercitarsi. Ovviamente questa storia è un po' come dire, l'altra faccia della storia del ragazzino sfigato che non è bravo a fare una cosa. Si esercita, ci mette il cuore, ci mette l'impegno, e alla fine arriva a suonare al Carnegie Hall, tiene il concerto, diventa un musicista classico bravissimo. No, noi viviamo in una, molto spesso siamo bombardati da delle storie, una mitologia che rappresenta proprio quest'idea. Basta che ti impegni, puoi farcela a fare qualsiasi cosa. Il punto è perché? Perché farlo? No, non ci ho mai pensato. Quale dovrebbe essere il motivo perché una persona che non ha una naturale inclinazione, una facilità nel suonare, deve impegnarsi 3 ore al giorno per fare qualcosa che non gli viene facile di base? Ah, questa mitologia del puoi essere chiunque tu voglia è qualcosa in cui viviamo immersi per una buona parte dei nostri anni, la nostra vita, soprattutto nei primi anni, e sono cose che succedono in qualsiasi posto di lavoro, in qualsiasi scenario. Un venditore meraviglioso pensa che può anche essere un direttore delle vendite, senza sforzo, solo per il fatto che ha fatto il venditore. Tanto che ci vuole a intervistare, a fare selezioni su altri manager, basta leggersi dei libri, basta acquisire informazioni. E quante volte vediamo nei posti di lavoro persone che erano bravissime a fare quello che facevano e a un certo punto decidono di fare altro, e non sono così brava in quello che decidono di fare quando fanno il salto in quello che facevano prima. Quanti casini, tra virgolette, fanno quando decidono di voler fare altro, soprattutto quando non hanno l'intelligenza, la prontezza di capire che il nuovo lavoro va fatto in un modo diverso, non possono continuare a fare il direttore di vendite come facevano i venditori.
E così ci mettono un po' di anni in quel lavoro, in quel nuovo lavoro, per capire che non hanno le abilità, quel talento naturale per far crescere la propria squadra di vendita. E che non solo quella è una perdita di tempo, ma ci sono buone possibilità che avrebbero guadagnato di più, venduto di più, aumentato i benefici per la propria azienda se fossero rimasti al loro posto, che è un ruolo, che è un posto in cui eccellevano in maniera assolutamente naturale. Ah, molto spesso pensiamo che proprio è una cosa intuitiva, e a volte fallace, che se vogliamo guadagnare di più, avere uno status migliore, una più responsabilità, dobbiamo forzarci, dobbiamo metterci a forza in un ruolo differente da quello che avevamo prima, invece di lasciare che di progredire all'interno della stessa carriera in cui naturalmente siamo forti, in cui abbiamo un talento naturale. E viviamo immersi in questo tipo di approccio. Pensa a un bambino che va male a scuola in qualche specifica materia, no? Magari va benissimo in matematica, scienze, biologia, e va male in lettere. E qualunque genitore ti dirà che la maggior parte dello sforzo dell'attenzione del bambino in quell'anno sarà guidata, sarà diretta dai genitori e dagli insegnanti sulla materia in cui va peggio, no, per recuperare quello in cui va peggio. Genitori, insegnanti premieranno l'eccellenza nella matematica e nella biologia, cosa in cui il ragazzino va già benissimo senza fare sforzo, e invece di dire: guarda, tu sei bravissimo in matematica, in biologia e a italiano proprio non ce la fai, invece di dire: allora, lascia perdere l'italiano, dedicati completamente, visto che ti viene già bene, scopriamo quali sono i tuoi limiti nella matematica. Questo potrebbe, no, facilmente, statisticamente, sui grandi numeri, portare a veramente a far diventare dei geni, no? In matematica, o a nuove scoperte, o a realizzare delle persone, a far realizzare le persone e ad esaltarne il proprio talento. Invece lì si dice: guarda, visto che già vai bene in matematica, lasciala perdere per un po' la matematica e recupera, cerca di diventare bravo in lettere o in greco o in latino, no? Mettiamo che nella scuola che faccia il bambino, il ragazzo, ci sia greco o latino. Il punto, ovviamente, è un approccio un po' dissacrante, no? Sto un po' esagerando, però la realtà è che una persona che ha sempre fatto fatica con il latino, molto difficilmente andrà a fare il latinista o il professore di latino, ammesso che il latino serva a qualcosa. E dal mio punto di vista la trovo una cosa assolutamente interessante e bella, no? L'ho studiata, quindi non sto minimamente svalutando le materie classiche o letterarie rispetto a quelle scientifiche. Per quale motivo devo distogliere delle attenzioni, delle risorse da dove già riesco bene per metterle dove comunque non sarò mai bravo? E così una persona che non è tanto in grado di comunicare, di capire gli altri, è difficile che metterà proprio a agio gli altri in relazioni di lavoro e così via. È come se, non lo so, Roberto Baggio, che per me è uno dei migliori, dei più bravi, più poetici calciatori mai apparsi sulla terra, no, siccome era bravo a giocare a pallone, gli dice: no, beh, visto che sei bravo a giocare a pallone, guarda, diventa un maestro nel basket. Perché tanto a pallone già sai giocare, allora fai un'enorme fatica, allenati per 20 anni finché non diventi un grande del basket. No, ti fa ridere questa, o del nuoto, fa ridere questa cosa. Eppure nel mondo dello studio e successivamente nel mondo professionale che è preparato allo studio, funzioniamo, abbiamo un po' questo approccio. Viviamo un po' nel mito che l'impegnarsi è fondamentale. E lo è in certi casi, però che sia l'unica cosa che serve per ottenere ciò che vogliamo. Non c'è l'attenzione delle persone per costruire su chi già sono, per diventare qualcosa che ancora non sono. Ma pensa
pensa a queste frasi: non c'è nella società moderna un'attenzione, direzionare le persone, un facilitare le persone per diventare più forti, per costruire una carriera, una storia, dei risultati, un benessere sia spirituale ma mentale che economico su quello che già sono. Ma c'è un'attenzione continua per distoglierle da chi sono e farle diventare qualcosa che non sono. E così la prima, come dire, il primo consiglio che voglio darti, su cui riflettere anche nella prossima settimana, nei prossimi giorni, è quello di iniziare a sostituire quest'idea che puoi diventare chiunque tu voglia o qualunque cosa tu voglia se ci metti abbastanza impegno, di iniziare a sostituire quest'idea con quella che puoi ottenere uno stile di vita che vuoi, tutti i soldi che vuoi, tutti i guadagni che vuoi, tutti i successi personali, professionali che vuoi, costruendo meglio e facendo di più in quello che già sei, in quello che ti viene naturalmente, in quello che ti viene facile, naturale. Approfondiremo questa idea e questo concetto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Per ora voglio che rifletta un po' su quest'idea, su questo concetto e su come la tua educazione, da quando sei bambino o bambina, da quando sei piccolo, è stata, se riesci a riconoscere dei segnali di, appunto, no, che ti hanno portato a rafforzarti in quello in cui eri più debole, meno forte, piuttosto che a esaltare quello in cui sei già forte. Il punto in questo audio, anche se so che è un po' dissacrante, un po' provocatorio, non è quello di dire non bisogna impegnarsi, stai attento, non è quello, è di dire: ma a parità di impegno, perché devo lasciar perdere una cosa in cui sono già forte, in cui potrei diventare ancora più forte, ancora più bravo, potrei farne il centro del mio business, della mia attività, del mio successo professionale e personale. Invece la società, il percorso di studi, per come è organizzato sin dall'inizio, promuove, anche non volendolo magari, la mediocrità. Cioè, tu sei già molto bravo in questo, lascia perdere, non diventare ancora più bravo, perché tanto non serve. Cerca di diventare bravo anche nelle cose in cui sei una schiappa, in cui sei scarso, perché alla fine sarai, sì, medio in tutto, magari con delle punte, ma non ci serve l'eccellenza. E invece viviamo in tempi e in luoghi che hanno bisogno di eccellenza, hanno bisogno di persone che sappiano fare una cosa molto molto bene, non degli specialisti, ma delle persone che hanno quella cosa come unica ragione della loro vita e come talento naturale, come qualcosa che fa parte di loro e che trasuda, emana da loro in maniera assolutamente spontanea, che gli permette di ottenere dei risultati. Per questo numero del podcast Il Codice del Talento ti saluto, ti do appuntamento al prossimo e ciao da Simone Pacchiere. Puoi leggere degli articoli, puoi ascoltare tanto materiale sul mio sito, che è www.simonepacchiere.com, puoi registrarti alla newsletter e ricevere i miei articoli e veramente metto a disposizione tantissimo materiale gratuito, quindi se vai sul sito ti aspetto e ti manderò un po' di materiale, un po' di contenuti. E ci sentiamo alla prossima. Ciao.